Ringrazio di cuore Sandro, gli auguro un buon lavoro e ringrazio anche la moglie per l'ospitalità e per questa bellissima location che veramente è un'eccellenza di Cortona, ma ne abbiamo molte, ma questa è una vera eccellenza, quindi ringrazio e vi auguro buona giornata. Grazie. Grazie. La mia è stata un'annata invece all'insegna del sorriso, delle battute, soft, eccetera, eccetera, varia, ma tendenzialmente col sorriso in bocca. Dirò, poi è stato un motivo di orgoglio, perché ho detto, toh, se questi sono gelosi e invidiosi, vuol dire che sto facendo la cosa giusta. E quindi da quel punto in poi sono andata avanti diritto, come un carro armato, nessuno mi ha pestato i piedi, in tutte le operazioni che abbiamo fatto, come ho scritto nella lettera, siamo stati sempre il club capofila e i piedi non ce l'ha pestati mai nessuno, ma non Antonia Antinocchi, perché poi strada facendo sono diventata più forte perché difendevo il mio club, non difendevo me, e quindi nessuno ha osato dire una parola. Quindi io in questi giorni, velocemente com'è il mio carattere, io ho scritto un bigliettino ad ognuno di voi. Ognuno di voi ha il suo biglietto, con cose vere, sono unici, non ce ne sono assolutamente due uguali. Glielo do o non glielo do? Vieni, scherzo Sandro, scherzo. Questo è un sasso. Un sasso che mi porterò in tasca per tutta l'annata insieme ad altri, perché forse uno non basta, per seguire un po' l'esempio di Demostene, visto che per quanto ne sapete voi abbondantemente io parlo ancora peggio di come scrivo, e non ci sarà nessun discorso del re, come il famoso film che vinse il premio Oscar che si riferiva al re Giorgio VI, padre di Elisabetta II, il famoso re balbuziente. Un ringraziamento a mia moglie Nicoletta, che si sta occupando di questo evento da diverse settimane. Un ringraziamento più forte però va ad Antonia per il suo impegno, e a nome dei soci del club abbiamo un piccolo omaggio da dare ad Antonia, a nome di tutti, anche di quelli che non ne sono informati. Il motto sarà il club una squadra, nel senso che dobbiamo, come abbiamo sempre fatto del resto, non è la prima volta, comunque veramente essere una squadra,
che possibilmente giochi nella stessa direzione, se fosse possibile, ecco, non è che uno gioca da una parte e dall'altra, nei limiti del possibile, e che guardi veramente davanti. L'obiettivo primo è l'assiduità del club, e mi auguro sempre di poter parlare a nome di tutti, a nome del club. Ci sarà una sola eccezione in cui parlerò alla prima persona, quando ci saranno da assumersi colpe ed eventuali responsabilità, allora parlerò a titolo personale. Il mio invito è per tutti di guardare il bicchiere mezzo pieno, e vi assicuro che la prima persona a cui faccio questa raccomandazione è il sottoscritto. Grazie. Chiamata a Scoglietta, interessante. Se leggete l'Eneide al terzo libro ci trovate una storia affascinante. Viene fuori un certo Dardano, a Cortona Dardano è importante, c'è anche una via Dardano. Questo Dardano avrebbe fondato Cortona, perché in una battaglia un colpo di lancia gli portò via l'elmo, elmo in greco si dice coris coritos, e allora viene fuori un altro nome per Cortona, Corito. Corito, non siamo sicuri che Corito di Virgilio sia Cortona, però è affascinante questa cosa, perché Dardano, dopo aver fondato Cortona, avrebbe fatto un viaggio verso l'Oriente e sarebbe andato a fondare Troia. Per cui conoscerete una storiella che viene raccontata spesso: Cortona è la mamma di Troia e la nonna di Roma.